Mamma mia, altre 2 ore di lezione. Speriamo che riesca a fare qualcosa. Che faccio adesso? Spiego? Ma saranno solo in due ad ascoltarmi. Quell'arrogante del preside è sempre imbronciato, è ossessionato da questa scuola. Ma quale futuro per questa classe di ignoranti? Quando andavo a scuola io venivo sempre bullizzata, non mi sono mai difesa e questo mio aspetto non è cambiato. Se non fosse per mandare avanti la famiglia, non sprecherei una parte della mia vita a spiegare menzogne ad una classe che non mi rispetta o a lavorare per una scuola che neanche mi considera. L'unica cosa in cui sono utile è il dover spiegare ai miei colleghi come funziona il sistema di didattica a distanza. Per non parlare poi dei colloqui con i genitori, non voglio neanche pensarci. Meno male che manca qualche minuto prima che inizi la lezione. Mamma mia, in TV e su internet non fanno altro che parlare dei contagi del Covid. Non posso pensare a Jacques in mezzo a tutta quella gente. Mamma mia, speriamo che non si infetti. Certo, un bel giro nei social mi avrebbe fatto bene adesso, ma ora devo lavorare. Però forse potrei inventarmi una scusa inviando una mail al preside dicendogli che il mio computer è tutto un guasto e magari tornare a quel giro su social. Lì sì che nessuno mi giudica. Potrei spiegare i 2 capitoli dei Promessi Sposi, ma giusto per andare un po' avanti col programma. Sì, beh, sì, direi che è un ottimo piano. Sarebbe perfetto, loro si divertirebbero ed io sarei tranquilla.